Allora, innanzitutto voglio aprire questa conferenza stampa ringraziando una persona, un allenatore, un professionista e il suo staff che sono Daniele Rigoni, Nicola Cancelli e Gigi Corino per quello che hanno fatto qui da noi, persone splendide che ci hanno messo tutto quello che avevano per portare a termine questo lavoro. Ma anche in questo momento abbiamo deciso di sollevare da questo incarico in maniera consensuale perché abbiamo valutato il fatto che in questo momento la squadra non dà risposte. E le risposte che ha dato purtroppo sono risposte troppo morbide per i miei gusti, risposte troppo... cioè di una squadra che, come dire, si chiama troppo fuori dalla partita. Ed è assolutamente un atteggiamento che non mi rispecchia, è un atteggiamento che non rispecchia la nostra tifoseria, non rispecchia la nostra storia. Noi possiamo morire, sia chiaro, ma noi non moriamo senza combattere. E questo ve lo voglio dire in maniera chiara. Qui si può morire, siamo feriti, ma non siamo morti. Possiamo morire, ma siamo convinti di non morire. Però se lo facciamo sicuramente combattiamo dal primo all'ultimo giorno e quindi noi faremo di tutto, abbiamo deciso di cambiare e di scegliere un allenatore col quale avevamo avuto diversi contatti altre volte. Siamo convinti che questa squadra abbia la capacità e i mezzi per poter rimettersi in corsa, però siamo convinti che la devono capire loro questa storia. Siano loro in questo momento che debbano darci delle risposte importanti sotto il profilo dell'intensità, della determinazione. Questo gli chiediamo, i risultati lo sappiamo anche noi che in Serie A un episodio può condizionare una partita, un'assenza può condizionare una partita, però lo spirito no, lo spirito non deve mancare, lo spirito deve essere il nostro e quando questa cosa non succede io credo che io che sono il primo tifoso mi arrovello, sto male, mi arrabbio e questa cosa l'ho fatta presente alla squadra in ritiro anche martedì. Gli avevo chiesto una risposta sotto il profilo dell'intensità, è ovvio che giocare col Milan prima in classifica è più facile perdere la partita che vincerla, però sicuramente la devo combattere e i primi 30 minuti non è stata una squadra che mi ha dato questa risposta di combattere, è stata una squadra che ha dimostrato ancora sotto certi aspetti di essere troppo morbida. Quindi abbiamo scelto non solo di cambiare il mister, ma di cambiare anche qualcosa attorno alla squadra, mi riferisco in particolare ad alcune persone che lavorano con noi, le quali ci tengo a precisarlo in maniera chiara, non c'entrano niente dal punto di vista personale e professionale, perché sono persone che hanno fatto il loro lavoro e fanno e svolgeranno ancora il loro lavoro in maniera impeccabile. Parlo di Fiorenzo Treossi, Luca Benini, poi abbiamo fatto un cambio anche di massaggiatore. Queste persone hanno lavorato e lavoreranno per il Cesena, quindi non è una scelta che le colpisce nei loro ruoli, però è un messaggio chiaro che noi dobbiamo combattere di qui alla fine, noi dobbiamo lottare di qui alla fine, noi dobbiamo sapere che di qui alla fine bisogna soffrire e allora cominciamo a soffrire da oggi per vedere se sapremo reggere questa difficoltà fino in fondo. Quindi le scelte che abbiamo fatto ieri o in questi giorni sono scelte molto forti, però sono scelte che non danno adito a pensare che qui ci sia qualcuno che abbia intenzione di mollare o di fare un passo indietro. Quindi passi se ne fanno due in avanti. Di passi se li fanno ben decisi, poi io sono il primo ad accettare qualsiasi tipo di verdetto. Fabio Scritto si può retrocedere, no? È una componente del calcio, questo sono d'accordo, ma non si può retrocedere così, io così non retrocedo. Io combatto di qui all'ultima partita e mi salvo l'ultima partita.
Mister Berettano. Buonasera, buonasera a tutti. Sono a vostra disposizione per qualsiasi tipo di domanda, tanto ringrazio il Presidente del Club per avermi scelto, naturalmente con un pensiero ai colleghi che mi hanno preceduto, a Paolo e a Davide, perché prima che colleghi sono persone che stimo moltissimo, oltre che naturalmente ottimi allenatori che purtroppo chiaramente non hanno avuto fortuna, e il nostro lavoro è questo, e adesso sono io a dover sostituire chi prima poi aveva già sostituito un mio collega, e naturalmente ce la metterò tutta perché era da un po' di mesi che ero fuori, mi ero un po' stancato sinceramente di stare a casa solo solamente a fare il papà e avere le partite, con tutto il rispetto naturalmente che ho per i figli e con tutto il bene che gli voglio, però la mia passione è questa, poi si è stata tramutata il lavoro e di conseguenza la voglia è decisamente notevole, quindi come diceva giustamente il Presidente, prima ci eravamo già trovati altre due volte, poi non si sono incontrate, però c'è sempre stata stima reciproca, questa volta diciamo che ci sono trovati. La situazione chiaramente non è una situazione facile, se no non si sarebbe stato questo avvicendamento, però c'è ancora tempo per rimediare, chiaramente il tempo bisogna attaccarlo perché non ne ce n'è molto, quindi bisogna attaccare il tempo come dovevamo attaccare gli avversari, perché ce n'è ma non tantissimo, e quindi dovremo, io insieme ai collaboratori, a tutti quelli che fanno parte del club e che di conseguenza ruotano intorno alla squadra, e chiaramente i calciatori, dovremmo fare questi due mesi e mezzo in apnea, cioè 24 ore su 24, per cercare di raggiungere una salvezza che potrà arrivare solo con l'unione di tutte le componenti, come sicuramente ci sarà, e magari all'ultimo minuto, ma se ce la metteremo tutte le qualità che ci sono, morali, tecniche, tattiche, di unione, sicuramente si può fare, ovviamente con grande impegno da parte di tutti. Quando dico tutti, ovviamente richiamo anche l'attenzione a voi, ai tifosi, chiaramente dovete dare una mano il più possibile, perché chiaramente nel momento in cui la squadra si salva, alla fine creiamo vantaggio noi, voi, i tifosi, tutti insieme, quindi le componenti non sono solo all'interno del club, ma sono tutta la città, tutti a dare una mano a questa squadra, perché è chiaramente la Serie A patrimonio di tutti, credo che sia estremamente.